Non tagliare, 60. Sinistra 5. Quella che vedete sullo schermo avvicinarsi è la Citroen DS3, categoria VRC2, e siamo al primo vero rally della carriera, al primo vero rally del gioco, finalmente VRC2. Abbiamo visto un primo video introduttivo molto veloce, ma adesso comincia a far sul serio. Una delle novità importante è che finalmente si può mettere mano anche all'assetto della macchina, e io non vedevo l'ora. Ho fatto qualche piccola modifica, tanto per provare, ho fatto anche qualche partitina, diciamo, al di fuori della carriera, e ho notato che, come si poteva anche immaginare, i veicoli ammorbiditi tengono meglio la strada nel rally, anche perché i terreni sono per la maggior parte disconnessi, quindi vedete qualche piccola variazione sull'assetto. Anche i freni vogliono la loro parte, ma siamo subito pronti per entrare nel vivo. La prima tappa, siamo a Monte Carlo, un rally, un luogo, diciamo, non tanto comodo, non tanto bello per imparare, perché lo vedo abbastanza spigoloso e soprattutto c'è anche la neve, quindi chissà come si comporterà il veicolo. Via che si parte! Visuale sempre dall'esterno. Ecco già, subito un primo tornante a sinistra, in appoggio. Vediamo quanto riesco a seguire il navigatore. Sembra di andare un po' sul ghiaccio. Attenzione, albero. Ma chi è che ci ha messo quell'albero? Partiamo già bene. Preso due volte, tanto perché ci piace. Una cosa che non mi piace di VRC è che per scalare dalla prima alla retro o viceversa devi passare dalla folla e non è così veloce. Perdi un sacco di tempo. Altro tornante, vediamo un po'. Fatto malissimo, sembra veramente di pattinare. Sinistra 5, Italia 40, frena. Vabbè, un po' di errori all'inizio, scusatemi se sono un newbo, ma purtroppo su questo gioco lo sono. Qua ci sono le rocce che sono lì belle pronte a grattarmi. Arriva direttamente dall'inferno. Ho paura di andare forte perché la tenuta è veramente poca. Non mi vengono tanto bene i tornanti. Ho fatto qualche pratica, come dicevo, al di fuori della carriera. E l'ho fatta qui a Monte Carlo. Non sono andato benissimo. Soprattutto nei tornanti tipo questo qui, che non sai mai se mettere la prima, la seconda. Qui addirittura, vabbè, esterno. Giù dalla neve, giù dalla neve. Molto lunga, apre, stringi. Di destra 4, 30. Diciamo che era meglio partire con un rally un po' più semplice, con strade un po' più ampie. E invece mi becco l'asfalto stretto e scivoloso di Monte Carlo. Spigoli da tutte le parti. Tornantina a sinistra. Vabbè, questo l'ho fatto abbastanza bene, diciamo lento. Destra 2 e sinistra 3, su cima 30. Qui l'ho tenuta abbastanza. Bene questa. Italia 50, sinistra 5, 30. Attenzione, attenzione. Ci sono ancora dentro. È una cosa da evitare, è cercare, è perdere il controllo con una marcia troppo alta, perché non la recuperi più. E va forte, quasi 170. Attenzione, secca a destra. Non tagliare, ma non ha detto non prendere il paletto. Io l'ho preso. Sinistra piena, 30, destra 4, apre, stringi, sinistra 4 e destra 5, molto lunga. Sfiorato il fanale di quella macchina parcheggiata, ma un altro posto non ce l'aveva. Attenzione ai tornanti, inizia la serie di tornanti. Discreto, diciamo, discreto. Tornante stretto destro, non tagliare, 30. Vediamo questo.
po' più lento. E vabbè, no, qua non mi è piaciuto per niente. Cioè non tagliare, praticamente se lo taglio faccio il salto. Ancora tornanti, è un po' stufato. Accettabile qua. Diciamo che è molto difficile avere trazione, ma qui è troppo troppo lungo. Avere trazione nei tornanti, quindi addirittura slitti con, mettendo tre marce. Poi dalla terza forse incomincio ad andare avanti. E vabbè, muretto però, cazzo. Cioè proprio lì dovevamo fare la rottura. Un gioco che purtroppo un pochino mi agita. E vabbè, ho perso la concentrazione. Dai che recuperiamo, siamo quasi alla fine, è una tappa abbastanza corta. Sì, forse. Quelli hanno acceso un fuocherello intanto. Dai, dai che siamo arrivati, siamo arrivati. Attenzione, attenzione. Recuperata, recuperata. Vabbè, una prima tappa, vediamo com'è andata. Qualche errore c'è stato, soprattutto l'albero iniziale che mi sono fermato. 28 secondi di ritardo. Quinto, vabbè, buona, diciamo, perché comunque è a livello difficile. 28 secondi, sì, potevo fare molto meglio, questo sì. Quindi ci sta, dai, non me la prendo così tanto, però... Detto tra noi, ho fatto una figura un po' da newbo. Vabbè, vedremo la seconda tappa a Monte Carlo come andrà. Non credo che ci vorrà molto per la pubblicazione del secondo video. State sintonizzati con recordinggame.it. Un saluto da Mapo, allora. Alla prossima, ciao!